Piazza San Pietro continua ad avere un aspetto insolito. Proseguono infatti i lavori di restauro che ora vedono protagoniste le due fontane che svettano solitamente zampillanti nell'incredibile spazio monumentale berniniano. Quella a nord, a destra, risalente al pontificato di Innocenzo VIII, fu restaurata e modificata da Carlo Maderno e collocata nella posizione attuale da Gian Lorenzo Bernini. Quella a sud, di analoghe forme, risale invece all'epoca di Papa Chigi. Con noi Guy Devray, responsabile del laboratorio restauro marmi e calchi dei Musei Vaticani. Finito il colonnato, che adesso risplende come mai, si è deciso di fare un primo restauro della fontana di sinistra. Perché abbiamo iniziato con quella? Perché quella più vicina ai nostri giorni è quella realizzata dal Bernini su incarico di Alessandro VII e perché in realtà lui ha fatto una copia di quella della fontana più antica, che è una fontana estremamente importante per noi, sulla quale stiamo facendo dei grossi studi, realizzata nel 1490 e successivamente trasformata nel tempo da diversi architetti. In particolare si parla di Maderno, si parla di Bramante, anche viene citato da alcuni storici, e su questo andremo ad indagare, e poi per finire chiaramente al lavoro di Bernini, che la rivaluta ulteriormente per riallestire la piazza così come la vediamo oggi. I lavori sono ora concentrati sulla fontana di destra, un restauro ancora in fase iniziale. Le difficoltà tecniche sono quelle tipiche che si riscontrano a Roma, nel senso che a Roma abbiamo un'acqua meravigliosamente buona da bere, ma carica di calcare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo calcare si deposita sulla superficie delle parti decorative di una fontana, che sono anch'esse fatte spesso di calcare. Quindi andare a rimuovere questo deposito di calcare da un'altra superficie originale in calcare è sempre estremamente complicato, anche perché bisogna andare per gradi. La fontana non è interamente fatta con pietra calcarea, ossia marmo e travertino, ci sono anche i bacini che sono fatti in granito. In quel caso lì è più semplice chiaramente arrivare alla pulitura della superficie. I lavori, che hanno previsto anche un sopralluogo per valutare lo stato di conservazione dell'obelisco, stanno portando alla luce aspetti inediti della storia di Piazza San Pietro. Questo della mano di Bramante, per esempio, perché si dice che Bramante ci ha lavorato come sottoarchitetto, come diciamo architetto giovane, come aiuto di Piacenza. Però questa cosa ancora va vista, va consolidata, va concretizzata, facendo un lavoro di equipe. In realtà quello che va detto quando si fa un restauro di queste dimensioni, che è un lavoro monumentale, si fa un lavoro insieme ai servizi tecnici, insieme agli storici, insieme agli architetti e a un grosso laboratorio di diagnostica dei Musei Vaticani, che ci aiuta nel andare a vedere se tutto quello che troviamo corrisponde a quello che ci aspettiamo di trovare.